E comincia il colloquio e c'era il generale, vabbè, un generale, poi mi ricorderò. Generale c'era Pivetti e c'erano 4-5. Comincia il colloquio, perfetto, no? L'inglese perfetto, la traduzione perfetta, mi chiedono le prestazioni dell'F-86, perfetto. Alla fine, questo generale, che mi deve venire il nome, no, anche perché ho altri ricordi, perché ho conosciuto dei parenti, quindi. Morale della favola, dice, senta, sa, tutti possiamo sbagliarci. Lei questa volta ha dimostrato di essere preparato e quindi faccia il passo con l'aeronautica militare e lei sarà assunto qui. Allora io faccio, io ero andato lì non per essere assunto, ma per prendermi le mie soddisfazioni. Ero sicuro che non mai essere assunto. Ho detto, ok, grazie, posso dire una cosa? Ci prego. Dunque, siccome l'altra volta non mi avete assunto, e ovviamente in aeronautica, dove io ero molto apprezzato, dico, me l'hanno fatta subire, un tradimento. Inoltre, dico, voi avete fatto dei corsi successivi e dei piloti che ho addestrato io, li avete presi voi. Quindi adesso desidererei essere assunto come secondo di prima, con tu striscia, no? Salta su Pivetti. Ma come si azzarda lei? Oltre che l'abbiamo... Io immobile. Allora questo generale fa, dice, senta, facciamo una cosa, noi le manderemo una lettera, lei la valuterà e poi deciderà. Dico, guardi generale, assoluta grazie, comunque se la lettera non è così, non la mandi, perché così risparmiate il francobollo. Pivetti, mi sono alzato, buongiorno a tutti, e sono uscito. Uscì, ero soddisfatto, dico, ah, scusa, non si può dire. Dico, meno male, qui, però mi arriva la lettera assunto come secondo di prima. A sto punto il problema è che sta l'AMPAC. Ah, perché ti hanno assunto come secondo di prima? Scusa, facevo 1200 ore, tutte queste cose qui. Ah no, e mi hanno ritrovato, retrocesso di 40 posti, credo, non so, non mi ricordo di quanti posti. E mi hanno fatto entrare con tutti quelli di secondo. Io ero pagato come pilota di prima, però ero in lista come pilota di secondo. E guarda caso, ecco qui la mano del destino. Meno male che mi hanno tirato indietro di 40 posti. Perché poi lo vedremo un po' più avanti. È strana la vita, eh? La vita è strana.